Allora, ultima relazione, ma l'ho lasciata all'ultimo proprio perché questa relazione che mi ha riempito il cuore 2 anni fa, quando ci siamo conosciuti, James, il cognome non lo dico, Era peccato. Il cognome lo dico a lui. James è magico. Cioè, se voi ascoltatelo attentamente, perché il viaggio che ci farà fare, lui è un grande maestro, uno dei primi in assoluto a portare lo yoga in Italia, è un'esperienza straordinaria. Ascoltatelo perché è meraviglioso. Vengo lì con voi. Grazie James, grazie di essere qua. Sì, grazie Giorgio, grazie a tutti i relatori, tutti i partecipanti e organizzazione principalmente. Ok, buonasera. Fino adesso eravate tutti con gli occhi aperti, attentamente ascoltavate. Anch'io ho ascoltato tutto quello che della ricerca moderna, fantastica, possibilità di guarire, curare, stare bene. Ma torniamo un attimo terra, torniamo verso il nostro corpo, nostra mente, nostro respiro. In questo momento vi spiego in pillole alcune cose sul respiro. Credo che l'argomento che abbiamo dato, sorriso delle cellule, secondo voi le cellule possono sorridere? Allora vediamo se riusciamo a far sorridere le nostre cellule. Ho notato, sentito che vari relatori hanno oggi parlato delle emozioni, come primo caso, primo principale motivo delle emozioni. Quando io ho sentivo di norma emozioni, io classifico emozioni positivi, emozioni negativi. È chiaro? Se emozione è positiva, non è un problema, sì o no? Allora, come mai non riusciamo a emozionarsi positivamente? Allora, problemi ci sono tanti, personali, familiari, sociali, politici, ogni problema entra nella nostra testa, nostra mente, noi non riusciamo a trovare una risposta positiva. Perché non trovare una risposta positiva? Se trovassimo una risposta positiva dovremmo gioire, se c'è gioia c'è sorriso, sì o no? Se fin quanto non c'è una risposta positiva non si può esprimere gioia. Come mai non abbiamo una risposta positiva? India dice avidya, mancanza di conoscenza di sé e del tutto quello che circonda. Se conoscessimo di noi, conoscessimo dell'ambiente che circonda, avremo stabilità maggiore, equilibrio maggiore, consapevolezza maggiore, troveremo delle risposte all'istante di qualunque problema sia. A questo punto, se abbiamo stabilità, l'equilibrio, riusciremo a trovare una soluzione positiva, risposta positiva, sorridendo, gioiendo. Parlando del respiro, velocemente, perché non voglio spiegarvi tanto adesso, avete già fatto tanto, vi faccio stare con gli occhi chiusi fra 5 minuti, faremo una pratica. Prima di quello, pensiamo un attimo, respiro è in mezzo alle nostre attività. La mente è agitata, respiro agitato. Emozioniamo positivamente o negativamente, respiro agitato. Muoviamo velocemente, respiro si muove. Muoviamo qualcosa di in modo armonioso, ritmico. Respiro sarà ritmico, armonioso. Vuol dire che respiro cambia costantemente qualunque cosa che fai o non fai, secondo come fai, sì o no? Ok, a questo punto A influenza B, B può influenzare l'A. La mente fa agitare il respiro.
movimento del corpo fisico fa agitare il respiro. Allora, armonizzando il respiro, dovremo pacificare, tranquillizzare la mente, creare anche un equilibrio, stabilità del nostro corpo fisico. Prima di ripartire vi faccio fare una respirazione veloce, così poi parliamo, così svegliate, passa il sonno. Riuscite a stare con la schiena un po' più dritta? In questo momento possiamo anche fare con gli occhi aperti. Adesso io faccio sentire quello che faccio. Contraendo semplicemente la pancia, mando fuori l'aria, pancia, ovviamente indirettamente noi stiamo contraendo i polmoni, non c'è nessun dubbio. L'aria entra da solo, basta che mandiamo fuori, provate un po', anche senza mettere la pancia, io faccio solo per farvi vedere, senza mettere la mano, oppure se volete portate la mano sulla pancia, dal naso. Leggermente veloce. Qualcuno di voi ha aperto la bocca, sì o no? No? Sicuro? Di nascosto? No? Ok, va bene, accettiamo. Ok, sarebbe ideale che non aprisse la bocca, facessimo col naso solo. Adesso stessa cosa facciamo chiudendo uno delle due narici. Non infilare il dito nel naso, ma chiudendo solo col pollice o l'indice, basta schiacciare leggermente una. Provate con quella che è aperta. Adesso aperto la bocca? Venuta voglia? No, qualcuno sei sicuro. L'altra? Ok, comunque il sonno è passato un po', no? Uno, tutte e due narici uguali per voi? Maggioranza di persone? No. Nel mio caso sembra uguale? Sembra uguale? Vi faccio sentire? Due bombole d'ossigeno. Nel mio caso tutte e due le narici sono uguali. Questa respirazione si chiama Kapalabhati. Le yogi, quelle poche dicevano, Kapal vuol dire cranio, Pati vuol dire brillare il cranio. Allora volevamo sapere se è vero o no, come mai, cosa dicevano. Abbiamo fatto noi, con la nostra scuola di yoga di Torino, con Politecnico di Torino, abbiamo fatto ricerca, ventina di persone, altri insegnanti e gli altri, compreso io, siamo andati lì per fare un minuto di pratica in tre posizioni diverse per vedere ossigenazione del cervello, delle cellule cerebrali, questo è interessante. E dopo 30 secondi di pratica il massimo di emoglobina nelle cellule cerebrali, una ricerca pubblicata sul nostro sito, c'è questo, può vedere, può lettura volendo. Nel mio caso non è accaduto nessun cambiamento. Tutte le persone che non sono abituati di praticare la respirazione, appena fatto questa super, diciamo, un'iperventilazione, e diventa una super iperventilazione, in poco tempo ho cambiato. Nel mio caso no, perché il mio caso era normale già. Perché la mia respirazione normalmente è una situazione ottimale. Questa è una conclusione, qualcun altro ha detto un'altra conclusione, avendo la pelle nera, forse la luce non è passata nel cervello, può darsi per quel motivo poteva essere quello di dovremmo rifare. Ok, va bene, non voglio parlare tanto della respirazione, potrei spiegare ore e ore sul respiro. Quando normalmente io faccio il corso di respiro minimo, introduzione minima, 2 ore e mezza, per spiegare un po' tutto quello che accade a livello cerebrale,
parasimpatico, simpatico, emozionale, tutte quelle cose veramente incredibili che loro sapevano già, le yogi. Ok? Allora noi facciamo una pratica, seduti con gli occhi chiusi. Vi faccio chiudere gli occhi in modo diverso, che non siete abituati, lo so. Aprite gli occhi per adesso un'altra volta, semplicemente guardate in avanti. Ancora qualche secondo. Fra poco vi chiederò di chiudere gli occhi, ma non dovete chiudere di colpo. Chiusura deve durare un 7-8 secondi. Deve essere molto lento. Adesso iniziamo, piano, molto lentamente. Se per caso è successo di chiusura già subito, riaprite un attimo ancora e poi partite piano. Piano. Realizzate quel senso di pesantezza delle palpebre. Appena completato il respiro, appena completato la chiusura degli occhi, accorgerete già un cambiamento del respiro, proprio perché ovviamente cellule cerebrali hanno capito che stiamo per dormire o rilassare o stiamo arrivando all'inattività. Nel momento siamo attivi, di norma apriamo gli occhi. Chiudendo gli occhi, il nostro cellule lo sa già che stiamo per stare con noi stessi. Chiudendo gli occhi, tutto il nostro sistema lo sa che vogliamo tornare dal mondo esterno verso il mondo interno. Chiudendo gli occhi, la nostra mente e i sensi percepiscono, in modo particolare i sensi, percepiscono che non possono più viaggiare nel mondo esterno, inevitabilmente inizia a tornare. Un rientro dei sensi, 5 sensi. Di norma apriamo gli occhi appena quando alziamo di mattina, collegando con il mondo esterno, vedendo, comunicando, lavorando, pensando, calcolando, soffrendo, gioiendo varie situazioni. E poi di notte noi dormiamo, ma non essendo più consapevoli. È bello davvero chiudere gli occhi consapevolmente, vivere quel sonno consapevole. Vi chiedo di provocare un senso di sonno consapevolmente ora, rilassando di più la fronte, rilassando la vostra tempie un po' di più, rilassando la vostra guance, lasciando appesantire, non solo a livello esterno, mandate un messaggio a tutti i vostri organi interni di rilassare, di rilasciare, togliere l'allerta, togliere le chiusure, togliere ogni tipo di blocco, aprire e rimanere aperto. Ci sono situazioni che noi chiudiamo per difendere quando non abbiamo positività, ma carino aprire e rimanere aperti. Pensate, 10 secondi rimanere nell'apertura. Non importa come dovremo aprire. Già solo pensate che siete nell'apertura, desiderate di aprire. Man mano che aprite notate che la sensazione che state accendendo le luci nella vostra mente e nel nostro corpo fisico. Per capire meglio, vi chiedo ora di chiudersi. Chiudete un po', sigillate un po', volendo, creando un'emozione negativa. Non avere voglia di comunicare. Non c'è niente di positivo da dire, di parlare, di sentire. Man mano che pensate, notate che sempre che state spegnendo quella luminosità
È quello che accade tutti i giorni. Sarebbe carino essere aperti sempre. Vi chiedo riaprirsi. Mandate l'ordine a tutte le vostre cellule. Ogni nucleo di ogni cellula. Ricevuto questo messaggio, da ogni nucleo parte quel senso di apertura. È carino allora immaginare una frequenza di gioia, frequenza di luce che espande da ogni nucleo. Noi non abbiamo dubbi che tutto il mondo vibra, provoca, crea frequenze, vari tipi di frequenze, emozioni positive alla frequenza alta, negativi di sicuro alla frequenza bassa. Ora, noi non vogliamo nessuna frequenza bassa, continuiamo a sentire le microvibrazioni delle cellule che espandono, migliaia, miliardi di cellule, ognuno esprime gioia, ognuno vibra con una frequenza diversa, tutti insieme vibrano stessa maniera. Verificate, create almeno quella sensazione che raggiunge microvibrazioni dall'interno verso l'esterno, verso ogni poro della pelle. Espande la gioia, espande la frequenza, espande la calma, espande la tranquillità. Non c'è niente che rimane fermo. Nel momento emozioniamo positivamente, continuiamo a provocare quell'emozione positiva. Io vi chiedo persino ora provare di sorridere con il nucleo di ogni cellula. Notate, abbiamo questo potere. Se volete, per facilitare, può sorridere un attimo con gli occhi e poi potreste trasferire quel sorriso negli occhi verso tutte le altre parti. Tutte le cellule, migliaia e miliardi di cellule che sorridono. Mentre lasciamo accadere, pensiamo, se non sbaglio, ogni minuto quasi 4 milioni di cellule nascono. Allora, cellule che stanno per nascere ora, anche se non sono pronti, cellule madre, dovrebbe trasmettere un minimo di frequenza, gioia, di gioia, di pace, di benessere, di tranquillità. Epigenetica, quando parliamo, di sicuro giorni giorni di pratica, mesi mesi di pratica, anni anni, dovremo cambiare le nostre cellule. Gioia deve essere costante, non ogni tanto gioire, ogni tanto rimanere nella depressione, nella stanchezza, nella delusione. Costantemente essere nello stato di gioia. In sanscrito dice santosha, consapevolezza di gioia costante. Noi non siamo nati per essere chiusi, siamo nati per aprire. Essendo aperti possiamo dare, essendo chiusi non si può dare né ricevere. Se noi rimaniamo aperti, possiamo dare e ricevere. Quello è l'universo. Dare e ricevere. Se noi non abbiamo niente da dare, persino siamo inutili. Bellissimo gioire, esprimere ancora questa gioia, godendo pure con questo stato di gioia, parlando del respiro, vi faccio fare una respirazione delicata, delicata, 2 minuti, 3, e così finiamo poi. State pure con gli occhi ancora chiusi, immaginando il viso, tutto il corpo, in modo particolare riconoscendo il naso, individuando le narici, provocando il sonno faremo un viaggio dolce, come un viaggiatore invisibile entriamo nelle narici. Piano 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 arriviamo verso l'interno della fronte.
facendo questa leggerissima curva nella fronte, penetrando qualche centimetro all'interno, immaginiamo la discesa del passaggio dell'aria verso il collo, verso la gola, verso la bocca. Non scendere di colpo, immaginate di scivolare. Non è scendere con la forza, è un scivolare. Scivolando, scivolando, proviamo di arrivare verso la gola prima, poi immaginiamo il faringe, poi laringe nel collo. Attraversiamo il collo scivolando. Per scivolare dovremo togliere i freni. Togliere il freno in senso che siamo in uno stato di sicurezza. Solo in uno stato di sicurezza possiamo togliere tutti i freni. Tutti i freni. Notate che sta arrivando un sonno. Godete pure il sonno. Adesso stiamo per raggiungere la trachea. Trachea, entrando nel torace, notando che la trachea si divide diventando il bronco destro e sinistro, verso destra e sinistra. I bronchi divideranno poi a migliaia e miliardi di volte fino di formare le alveoli. Pensiamo che siamo noi queste divisioni, ramifichiamo dai bronchi ramificate verso destra che sinistra, migliaia e miliardi di volte, ancora con un sorriso, stesso tempo il sonno. Raggiungiamo migliaia e miliardi di cellule dei polmoni, le alveoli. Sentiamo di raggiungere e rimaniamo, identifichiamo poi con degli alveoli. Immaginiamo tutte le alveoli insieme, inizia piano piano stringere o contrarsi. Non importa, per tre secondi fate durare questa contrazione, l'aria sicuramente uscirà e lasciate andare piano. L'aria entra. Proviamo qualche volta ancora. Dovremmo fare possibilmente con un sorriso. Sorridendo, delicatissima contrazione. Invece di dire i polmoni, potete pensare solo ai polmoni volendo. Delicatissima contrazione. Notando che l'aria esce con delicatezza. E stessa delicatezza ci vuole per lasciare andare, non di colpo. Piano. Come accarezzasse un bambino piccolo. Ci vuole delicatezza, dolcezza. Il bambino piccolo viene toccato, accarezzato, guardato con emozione piacevole. Stessa delicatezza e dolcezza. Facciamo solo 5-6 respirazioni ancora. Vi sto facendo fare questo qualcosa di molto semplice per capire che non è detto che devo fare cose complicate per rilassare, per essere coccolato da noi stessi. In certo senso stiamo coccolando noi stessi. Il cuore sta cambiando il suo ritmo, il battito sta rallentando, anche se qualcuno potrebbe sentire che aumenta all'inizio perché non stiamo manovrando bene, non importa, poi accadrà. Di sicuro il rilascio aiuta a dilatare i vasi sanguigni, pressione sanguigna torna alla normalità. Sentire un certo sollievo
che viene trasmesso da ogni cellula diventa naturale. In quel momento noi arriviamo alla conclusione che siamo di nuovo in uno stato di sicurezza, può persino scivolare in uno stato di sonno profondo. Noi sappiamo, ci vuole un sonno profondo per purificarsi, per togliere le scorie che produciamo costantemente. Tutte le cellule insieme che lavorerebbero per togliere le scorie, pulire, purificare, ricaricarsi. Piano piano potremo completare col respiro. Noi non controlliamo più il respiro. Provate a scivolare in uno stato di sonno. Ogni secondo che passa dovreste indurre un sonno un pochettino più profondo. Morbidezza è uno stato di normalità. Senso di apertura, pace, silenzio, si sente? Riviviamo col sorriso pacifico, delicato, piacevole, con la consapevolezza che siamo uno con l'universo, siamo collegati con l'aria, siamo collegati con la terra, con l'acqua, con il fuoco, con lo spazio, con tutto l'universo, tutto il tempo. È carino mandare un messaggio di gioia, messaggio di pace, messaggio di benessere verso tutto l'universo, in modo particolare se volete mandare questo messaggio verso i vostri cari o qualcuno che soffre. Ricordiamo che ha un valore, il nostro pensiero ha un valore. Prakuti mahala chata dekh piyare jaake jyoti aparao soham soham japate japate pahum chudesame dwarao Prakuti mahala chata dekh piyare jaake jyoti aparao soham soham japate japate pahum chudesame dwarao con un altro sorriso, di tutte le cellule, con gioia piena, concluderei, possiamo aprire anche gli occhi. Grazie a tutti voi, grazie Giorgio ancora. Mamma mia, che viaggio. Che viaggio che ci ha fatto fare, meraviglioso, eh? Grazie, grazie James, grazie di cuore. E allora volevo poi fare una foto tutti insieme con i relatori, quelli che sono rimasti, e dire che abbiamo fatto due giorni, noi, alcuni di voi, e una giornata oggi veramente meravigliosa, delle relazioni straordinarie, dell'entusiasmo, passione, conoscenza, esperienza clinica. E noi continuiamo questo percorso con i nostri congressi, con i nostri convegni, con i nostri seminari, con la scuola di alta formazione,
con le serate informative. Faremo una serata tra poco sulla nutraceutica, sull'utilizzo di questi nutraceutici specifici. Faremo anche, ecco, se qualcuno adesso vuole fare qualche domanda, siamo a disposizione, insomma, so che, no? Volevi fare qualche domanda? Sì, James, vogliono farti una domanda. Sì? Vuole fare una domanda? Aspetta che ti do un microfono. Complimenti, grazie. Voglio chiederti, ci hai fatto respirare per indurre il sonno, però c'è una grande differenza in base a come io respiro per indurre il sonno, perché con la respirazione che faccio posso attivare il simpaticotono o posso attivare il parasimpatico. Il rapporto tra inspirazione ed espirazione naso-naso cambia. Se io devo attivare il sonno, devo fare un'inspirazione cortissima e un'espirazione molto lunga, e c'è un lavoro che dice che bisogna farla con la bocca, l'espirazione, con la lingua sottile tra i denti. Ti chiedo conferma di quello che ti ho chiesto, il tuo parere. Allora, se parliamo della respirazione, non abbiamo parlato niente, io dovrei spiegare, ci vuole un corso, okay, di respiro. Ci vogliono giorni, no. Quello che hai detto non è una tecnica adatta per popolazione normale, è una tecnica alta, quello che usa la lingua. Poi, come dici, per forza deve essere l'espirazione lunga, non è detto. All'inizio, per spiegare bene, all'inizio uno deve abituare semplicemente a stesso tempo, tempi uguali. Poi arriva una linea lunga, inspiri una certa maniera, espirazione lunga, dopo che creato. E poi arriva un triangolo, immagina, inspira, espira, poi rimane in apnea. E poi arriva un altro triangolo, inspira, espira, prima inspira, trattiene, apnea, e poi l'altra, poi un altro triangolo. 4, 7, 8. Poi arriva quadrato. Okay. No, non è 4, 7, 8. Poi arriva quadrato. Allora inspira, trattiene, espira. Trattiene. Allora tutte queste cose devono essere studiate bene, altrimenti fa male. Noi diciamo respiro deve essere controllato esattamente come andiamo a domare un cavallo o un elefante, con tanta delicatezza e dolcezza, altrimenti puoi impazzire. Non è davvero quello, se i libri veri se legge, deve studiare da qualcuno che sa, qualunque domanda fa deve saper rispondere, perché deve essere sperimentato. Se io posso dire 30 secondi io inspiro, voi non crederete. Forse non è facile credere che io dico 40 secondi posso inspirare, diventa difficile. Io sono grado di fare, altrimenti non sarei, capito? Certo. Qualunque eventualità domanda posso fare, importante con calma, sì. Non è per sonno comunque, eh? Io vi ho fatto dormire, non era dedicato per il sonno, si dorme anche. Ok, comunque sì, condivido quello che dici, io ci lavoro col respiro, respiro è la parte... Poi la parte pratica è quella che può regolare tutto quello che abbiamo detto, che hanno detto i colleghi da stamattina, perché la gestione dello stress si cambia con il respiro è la parte fondamentale. Ok, infatti vedi, sì. La yoga è molto scientifico e matematico, parlando di yoga. Prima dice deve lavorare sul corpo, deve sciogliere i blocchi fisici e mentali. Infatti dice, nel momento una persona sta bene con la schiena dritta, seduto in piedi, per lungo tempo, ora di praticare la respirazione. È una preparazione bella fatta a questo punto, efficace e maggiore. Noi parliamo di prana, energia sottile, non parliamo dell'ossigeno. Prana come un'energia più sottile che viene, per quello che fa cambiare la consapevolezza, fa cambiare la testa, modo di pensare. Fin quando, perché la yoga viene visto sempre interpretato in maniera. Cosa dice yoga? Cambiare il modo di pensare yoga. Cambiare il modo di pensare yoga. Maggioranza di persone quando pensa yoga vuol dire ginnastica.
posizioni quello o quell'altro, no? Facendo quella maniera tu cambi il tuo modo di pensare. Se non cambiamo il modo di pensare, vuol dire, epigeneticamente parlando, cultura. La mia cultura è questo, la mia tradizione è questo, io non cambio. Allora è fissato. Praticando piano piano tu cambi. Il tuo modo di pensare cambia, vuol dire vedere, vedi diversamente, osservi diversamente, pensi diversamente, scegli diversamente, decidi diversamente, diventerai diverso. Tenendo pure tutti i principi tuoi belli, aggiungi le cose belle applicabili oggi e domani, non quelle del passato. Quando dice di norma, tante persone dicono, ah, la mia religione dice così, la mia cultura dice questo. Cultura che cosa è? Ripetizione di tante cose, tanti anni di ripetizione. Cambiamo la cultura del futuro, adesso quello che conta, positivamente, dando qualcosa a noi e agli altri. Questo sì. Ok? Sì, potrei parlare. Grazie. Ok? Grazie. Grazie di nuovo.